Dopo 15 anni la bandiera blu torna a sventolare sulla litoranea di Biceglie e all'interno del porto turistico cittadino. L'ambito riconoscimento assegnato dalla FEE, Fondazione per l'Educazione Ambientale, premia quest'anno infatti sia il porto turistico Marina Resort Biceglie Prodi, sia diversi tratti della costa di Ponente, rendendo di fatto Biceglie una delle tre città in Puglia a potersi fregiare del duplice vessillo relativo al porto e alle spiagge. Ieri sera, nel suggestivo scenario di via Nazario Sauro, a ridosso della Darsena centrale, la cerimonia ufficiale dell'innalzamento della bandiera blu 2021, cui hanno presenziato autorità civili, politiche, militari e religiose, unitamente a numerosi cittadini. Il momento solenne è stato preceduto dall'uscita in mare del caicco Yasemin Sultan per un breve percorso lungo la litoranea, a lambire le spiagge insignite del prestigioso riconoscimento. Al rientro, la cerimonia è proseguita con l'esecuzione dell'inno di Mameli e subito dopo con l'innalzamento della bandiera blu, in un momento di festa e grande condivisione per lo splendido traguardo, considerato al contempo un punto di partenza che potrà contribuire al rilancio della stagione turistica dopo il drammatico periodo determinato dall'emergenza pandemica. Un riconoscimento importantissimo che premia il lavoro fatto negli ultimi anni, l'attenzione all'economia circolare, alla mobilità sostenibile, all'ambiente in generale, che ha portato questa città ad ottenere davvero un premio inaspettato, però ampiamente meritato. Quindi un grazie va a tutti i cittadini in realtà, perché c'è stato quel cambiamento di abitudini che ci ha consentito di raggiungere questo traguardo importante. Traguardo che diventa ancor più rilevante per il semplice fatto che Biceglie ha ottenuto questa volta ben due bandiere blu, quella per le spiagge e quella per questo meraviglioso porto turistico che sta diventando davvero volano dello sviluppo non soltanto economico ma anche sociale e culturale della nostra città. Nel corso della serata, spazio all'esibizione del gran concerto bandistico Città di Biceglie e Biagio Abate, diretto dal maestro Benedetto Grillo, e dalla performance delle ginnaste dell'Iris. Molto apprezzati gli interventi, tra gli altri, dell'amministratore unico di Biceglie Prodi, Nicola Rutigliano, del comandante della Capitaneria di Porto di Barletta, Roberto La Rocca, del viceprefetto vicario della BAT, Sergio Mazzia, e del vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. Per la Puglia questo è un anno importante perché abbiamo ricevuto 17 vessilli. Ci sono delle new entry, tra cui quella della bellissima Biceglie, grazie ad un lavoro anche di sinergia istituzionale che è stata fatta con il comune, con il sindaco, per valorizzare le nostre coste, per valorizzare anche i nostri porti turistici in tutta, provando a fare anche una rete dei porti, e quindi per la Puglia è un risultato importante. Noi continuiamo a puntare su un turismo di qualità per fare in modo che la bellezza del nostro mare, delle nostre coste, dei servizi, perché poi il riconoscimento della bandiera blu tiene assieme più aspetti, possano crescere sempre più ogni anno.